Oggi il suo ingresso ufficiale a Palazzo degli Elefanti. L'ex prefetto Piero Mattei, 78 anni, deve guidare anche la città metropolitana. Oggi il primo impegno istituzionale vedrà la prefetta di Brizzi per un confronto sui temi prioritari nell'agenda delle emergenze cittadine. Con i vari dirigenti, con il segretario comunale e con i vari staff, aspetto di avere un momento più di tranquillità per affrontare, capire e vedere come risolvere i problemi della città, che non sono pochi, sperando soprattutto nella collaborazione di tutti i funzionari e dei cittadini. Catania senza il sindaco pugliese per effetto della legge Severino e con il primo commissario portoghese revocato dalla regione per assenza di requisiti, da tempo ormai al centro di una crisi strutturale. Occupa gli ultimi posti nella classifica del Sole 24 Ore per le condizioni dell'aria, per lo smaltimento dei rifiuti e per la mobilità assai problematica. Su 107 province è al 91esimo posto per qualità della vita e ancora più giù per i diritti negati all'infanzia. Pochissimi parchi giochi, le strade sono piene di buche, spesso non illuminate e con mini discariche agli angoli. I servizi aggiuntivi sono frutto di associazioni o di privati. Come denunciato all'inaugurazione dell'anno giudiziario, la dispersione scolastica è arrivata al 25%. Ragazzi lontano dai banchi che diventano facili manovali della criminalità, nello spaccio di droghe e nei piccoli furti. Ci vorrebbe un miracolo. L'occasione per chiederlo il neocommissario l'avrà il 3 febbraio, quando salirà sulla carrozza del Senato in occasione della festa della patrona.